Allora, è arrivato in sala stampa il mister della formazione biancazzurra Francesco Monaco, sentiamo il tecnico del Prato dopo questa sconfitta 3-1 del Prato contro il Livorno. Beh, è vero che il calcio è fatto di episodi, noi abbiamo fatto secondo me una discreta prestazione, abbiamo avuto l'occasione per pareggiare la partita sul 2-1, per cui abbiamo fatto la partita contro una squadra importante, sapevamo di dover soffrire, purtroppo abbiamo commesso qualche errore di troppo che in altre occasioni molto probabilmente altre squadre non ci hanno punito, oggi invece ci hanno punito, anche se devo dire che il secondo gol, questo ha trovato davvero il gol della domenica, perché è girato, l'ha messo sotto l'incrocio. Dispiace perché potevamo fare qualcosa in più sicuramente, però adesso analizzeremo bene questa partita e poi da lunedì cominceremo a pensare al Pontedera. Cosa non ti è piaciuto, cosa non è andato? No, abbiamo fatto degli errori che la squadra avversaria forte ci ha messo in evidenza. Anche il terzo gol, voglio dire, eravamo in uscita, non possiamo perdere una palla in quella maniera là. Per cui sotto certi aspetti la prestazione è stata abbastanza positiva, sotto altri gli errori purtroppo li abbiamo pagati a caro prezzo. Sono stati un pochino gli errori, gli episodi, i particolari a fare la differenza. Sul 2-1 l'occasione di Tavares, anche la punizione dalla quale è nata l'1-0, tutto sommato avevamo quasi palla noi. Il 3-1 sulla palla persa, sì. O quel rinvio insomma che non è stato perfetto di Molfetta. Sì, è vero, quello lo dicevo prima, no? Incontri una squadra forte come il Livorno, in certi episodi li paghi a caro prezzo purtroppo. Devo vedere anche il primo gol che abbiamo preso. È vero, è una squadra forte, però noi dovevamo fare qualcosa in più e soprattutto dovevamo stare più attenti in certe situazioni, perché sapevamo che il Livorno è forte, però noi dovevamo fare qualcosa in più. Cosa cambia in classifica adesso? Cambia che è una partita in meno, però noi lo sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine. L'importante è parlare, analizzare questa gara, però incominciare a pensare subito al Pontedera, che è una squadra che come noi sta lottando per non retrocedere. Cercherelli dal primo minuto oggi ha fatto un po' più fatica. Sì, sicuramente non era il Ceccarelli di domenica scorsa, ma non solo lui, alcuni non hanno reso come di solito rendono, però questo adesso dobbiamo valutare fra di noi e vedere un attimo. Dispiace perché vedevo come l'abbiamo preparata la gara, l'attenzione che ci avevano messo tutta la settimana, e dispiace perdere in quella maniera, anche se, come ho detto prima, il Livorno è una squadra come l'Alessandria, come la Cremonese, squadre che puntano a fare il salto di categoria. L'approccio ad esempio del secondo tempo aveva dato dimostrazione della vostra voglia di recuperare, quindi è una sconfitta che lascia un pochino di amarezza, ma tutto sommato conferma, al di là dell'attenzione per gli episodi che oggi ci sono costati cari, che comunque la squadra sta bene. Ho visto forse anche, se devo segnalare qualche giocatore un pochino più in difficoltà, anche Gargiulo forse. Sì, qualcuno ha bisogno anche di riposo, in certi reparti purtroppo siamo corti. Sì, sicuramente adesso con le partite ravvicinate ci sarà qualche cambiamento, sperando che di recuperare qualche centrocampista, vedi Carcuro che già dalla prossima settimana penso che sia a disposizione. Lui è normale, il ragazzo attira da quando è entrato, ha tirato sempre la carretta, è normale che ci possa essere un calo fisiologico, ma non solo lui, oggi devo dire che più di qualcheduno oggi eravamo un pochino sottotono. Fra gli episodi, diciamo, nel contesto della partita c'è stata anche quell'episodio di Galli che era già ammonito, lei era proprio lì davanti alla panchina. Non commentiamo l'arbitraggio perché secondo me l'ha visto anche lui, cioè la reazione, per cui, cioè, come l'abbiamo vista, l'ho vista io dalla panchina, l'hanno vista quelli che stavano in tribuna, penso che l'abbia vista anche lui, però pensiamo a fare meglio noi.
Allora, in conferenza stampa arriva anche Fabio Catacchini, oggi rientrato in campo nel corso del secondo tempo, ascoltiamolo. Rispetto alle ultime due giornate? Ma più forte sulla carta, io ecco, a livello di gioco e di presenza sul campo, visto un Prato che ha lottato fin dal primo minuto, è ovvio, questa è una squadra che ha un blasone e delle individualità importanti, si sono viste soprattutto in occasione dei gol. Magari rispetto alle ultime partite abbiamo sbagliato qualcosa in più, però ecco, come prestazione il Prato ha fatto quella che doveva fare e quella che ha fatto nelle ultime partite. Io e i miei compagni non mi sento di rimproverare niente, anzi. E peccato per qualche episodio, come il secondo gol purtroppo si è girato, ha trovato il gol cosiddetto della domenica. Purtroppo oggi su questi episodi non ci è andata troppo bene, peccato, sapevamo che a queste squadre non si può lasciare niente e ci siamo creati un'occasione di essere di nuovo lì e purtroppo appena sbagli qualcosa paghi, però ecco, siamo ancora lì, ecco, niente è perso, una sconfitta del genere deve essere salutare per imparare, per essere più concentrati nei episodi importanti della partita, perché le partite spesso, soprattutto con le squadre forti, quando non riescono a trovare gioco, come una squadra come la nostra, a cui è difficile ultimamente fare gol, sulle palle inattive, su questi episodi bisogna stare più attenti, però ecco, ci sta, ecco, nel nostro percorso è una sconfitta salutare, dai. Tu sei entrato nel corso del secondo tempo, ormai possiamo certamente considerarti pienamente recuperato, anche perché hai spinto moltissimo su quella corsia. Sì, sì, no, io sono a disposizione, ecco, le scelte come sempre le fa il mister, io sono a disposizione per qualsiasi cosa. L'io adesso deve essere accantonato, quindi il mister vede tutta la settimana, valuta, mette in campo la squadra che può dargli e ci può dare più garanzie, quindi sono a disposizione per qualsiasi cosa, è ovvio che uno vorrebbe sempre giocare, dare soprattutto il suo contributo, essere protagonista, però i ragazzi dal primo al 23esimo, 24esimo, quelli che siamo adesso, stanno esprimendo il massimo sforzo. Bisogna continuare così, allenarci dal lunedì di nuovo come stiamo facendo, non perdere nessuna distanza, nessun equilibrio, perché è una sconfitta che ci può stare, ci siamo creati un'occasione nelle ultime settimane, quindi dobbiamo continuare a stare bene in riga sul pezzo. Catacchini, abbiamo visto in settimana, anche provato a centrocampo, un po' la vecchia maniera, è un'ipotesi che, diciamo, prende in considerazione positivamente oppure soltanto in emergenza Catacchini a centrocampo? Ma io, guarda, quando io sono sempre stato dell'idea che quando un allenatore ti prova in vari ruoli, l'ho sempre presa bene, penso lo prendano bene tutti i giocatori, perché penso che l'allenatore ti consideri positivamente quando ti mette in vari ruoli, ma poi ecco, non ci sono problemi, uno cerca di adattarsi, è ovvio che uno può esprimere il suo meglio, ha sempre il suo ruolo di competenza, però ecco, non fa molta differenza, comunque abbiamo i centrocampisti che fanno quel ruolo, che stanno facendo benissimo, sono molto giovani, quindi ecco, sono a disposizione per tutto. Oggi però forse è mancata un po' di interdizione a centrocampo, perché insomma il Livorno in quella zona ha sempre mantenuto un certo predominio. Sì, a parte i primi minuti in cui, ecco, dopo infatti Venitucci l'hanno subito riabbassato a centrocampo, era ovvio che avevamo un uomo in meno, quello proprio per quanto riguarda un discorso tattico, però i primi 20 minuti abbiamo messo in difficoltà con Venitucci dietro le punte che non riuscivano a trovare e infatti è stato puntualmente spostato in mezzo al campo, però ecco, avevamo anche di fronte dalla nostra parte, avevamo un 97-95 e di là c'erano Luce e Valiani, gente che ha fatto la Serie A, quindi ci può anche stare che sul piano tecnico del palleggio qualcosa si perda, ma ai ragazzi, soprattutto a Luca Checchin e a Gargiulo, non si può imputare niente, sono tra i migliori giovani di questa categoria secondo me. Sugli episodi, come dicevi tu e come dicevamo anche con il mister, è ruotato un po' il match, può darsi che qualche calo di attenzione sia dovuto al fatto che voi state spingendo da parecchio tempo, quindi anche un pochino di debito d'ossigeno, e quindi qui ci si riallaccia anche ai centrocampisti che hanno giocato quasi sempre, anzi sempre, a causa dell'esiguità della rosa, quindi benvenga magari anche qualche altra soluzione in più come quella che ci dava il collega Masi a proposito del tuo possibile, vabbè, impiego a metà campo.
Ma più che altro, ecco, sulle palle inattive non è tanto una questione di, ecco, proprio concentrazione, ma ci sta. Loro avevano comunque tre o quattro torri abituate a fare gol, tra Gasparro, Borghese, sempre gente che ha fatto i suoi gol nelle palle inattive, quindi qualche centimetro lo lasciamo, ecco. Però ecco, è stata una partita in cui, rispetto alle ultime partite, in questi episodi è successo più del dovuto rispetto a quello che avevamo concesso ultimamente, che è stato pochissimo, e con una squadra come il Livorno ci può stare, con, secondo me, una partita salutare dalla quale prendere gli errori, estrapolarli e cercare di lavorarci e non commetterli più, perché dalla prossima a Pontedera e l'altra in casa con l'Olbia ci giochiamo una grossa fetta di quello che è il nostro obiettivo. Mister Foscarini, buonasera. È un Livorno che vince, convince e continua questa sua rincorsa. Vabbè, qui abbiamo la classifica, 4 punti dalla Cremonese, che oggi è stata bloccata sul pari, quindi questo significa che anche là davanti non è facile per nessuno, perché l'Alessandria oggi ha vinto contro la Racing, ma 2-1 soltanto. Sì, sì, però questo ci sta. Io adesso, indipendentemente, noi ci siamo prefissi questo obiettivo del secondo posto, ed è anche giusto che sia così. Insomma, noi a 8 partite alla fine ci siamo detti, appunto, cerchiamo di cogliere il massimo, ma per due aspetti: uno, per migliorare la posizione in classifica; secondo, per creare quell'identità, quella mentalità che ci potrebbe servire anche nei playoff. Quindi dobbiamo ritrovare un'identità che forse magari nel girone di ritorno, soprattutto all'inizio, abbiamo smarrito. E adesso, insomma, la vittoria di sabato scorso, la vittoria di stasera, di oggi, credo che ci dà ossigeno, ci dà fiducia, il percorso è buono, e anche se c'è tanto da migliorare, si è visto anche stasera. E qualche recupero che piano piano sta arrivando? Assolutamente, noi su questo è stata la nota dolente dell'annata, i fortunati ai recuperi. Abbiamo dei recuperi importanti, trovare un attimino una condizione buona. Vedi anche Vantaggiato, che adesso sta facendo dei minutaggi, sta lavorando con noi da 2 settimane, per noi è un giocatore prezioso da portare in condizione, e abbiamo qualche altro giocatore. In prospettiva playoff dobbiamo avere tanta birra in corpo, però creare anche un'identità, una mentalità, perché avremo campi caldi, dobbiamo avere un grande carattere, una grande personalità, e quindi già adesso, insomma, creare questa identità è importante. L'inserimento di Venitucci per dare anche subito forza offensiva, impatto offensivo alla sua squadra. Ma è stato bravo anche poi a indietreggiare, poi l'ha cambiato, ha munito lui e Galli nel primo tempo. Sì, Venitucci è partito dietro le due punte, poi ho visto che noi avevamo delle difficoltà, soprattutto sui terzini, soprattutto sulla sinistra, che sapevamo che spingevano molto, per cui ci siamo messi a 3 a centrocampo. Venitucci può fare anche il centrocampista, e quindi un attimino ci siamo, credo, assestati, anche perché lui ci così oscurava un attimino anche il giocatore dietro le sue spalle, che era Tavano. E quindi ci siamo messi, secondo me, un po' meglio, e poi Galli era pericolo, credo, espulsione, per cui era giusto anche toglierlo, però aveva fatto un gran gol, per cui bene così.